Buongiorno, buongiorno a tutti, un benvenuto agli amici della Libreria Ibis. Mi dispiace per loro che si erano preparati per seguire in presenza questa presentazione, ma a causa di un imprevisto la relatrice ci parlerà solo da remoto. Ehm, un altro incontro sull'alchimia. Ultimamente ci sono stati diversi appuntamenti, quello di questa sera è eh, la presentazione di, di uno dei testi più importanti della materia, eh, un classico del Seicento: Le dodici chiavi dell'alchimia. Forse l'opera più importante di Basilio Valentino, il monaco benedettino, che descri descrive in questo libro, in maniera ovviamente velata, il procedimento della grande opera alchemica. Il volume, è da poco pubblicato, è tradotto, eh, commentato. E da Morena Poltronieri, che è anche l'editrice, l'editore è Ermatena Mutus Liber. Buonasera, ciao Morena, benvenuta. Ciao, buonasera e grazie sempre per l'ospitalità. Grazie a te, grazie a te per, per essere presente, è sempre un piacere. Allora, dirò alcune informazioni in più per chi non conoscesse Morena. Morena Poltronieri svolge da oltre 40 anni una ricerca antropologica legata a, a, alle simbologie antiche che hanno permeato la cultura ermetica ed esoterica nella storia. I suoi viaggi sono diventati numerosi libri dedicati appunto ai luoghi magici del mondo. Da anni si dedica anche allo studio iconografico dei tarocchi, degli archetipi astrologici e ha cofondato e collabora con il Museo Internazionale dei Tarocchi a Riola un bellissimo museo da, eh, un unicum eh, rispetto a questo argomento dei tarocchi, veramente una collezione importante e mm -hmm. questa sera appunto ci parlerà di questo nuovo libro che avete pubblicato sì. l'alchimia sì. le 12 chiavi delle filosofie di Basilio Valentino, eccolo qua mm -hmm. se, se vorrete potrete fare delle domande alla relatrice eh, che vi risponderanno ti lascio la parola e, e ah, vi ricordo che questa, questa, come le precedenti trasmissioni, sarà, rimarrà registrata sul nostro canale YouTube. A te la parola Morena e a dopo. Bene, d'accordo. Ancora grazie e quindi eh, saluti mh, a tutti naturalmente. Ehm... Allora, che dire? Intanto eh, diciamo due parole proprio su come eh, viene presentata da Basilio Valentino eh, il tema dell'alchimia. Quindi eh, parla sicuramente di laboratorio, eh, ma eh, ci tiene molto a, a sottolineare in vari punti che si tratta in realtà eh, di un cammino diverso, da non confondersi quindi con il comune cammino spagirico, se così si può dire, quindi quello che si basa solo sulla trasmutazione eh, dei metalli eh, o sulla lavorazione, insomma, da un punto di vista pratico, materiale. Il percorso è diverso, tanto è vero che già nella sua presentazione eh, lui mh, cita più volte che per addentrarsi eh, in un cammino del genere occorre eh, avere un percorso di vita etico occorre un comportamento giusto, occorre eh, avere fede. Quindi tutti i temi che se vogliamo noi mettere e tradurre in un laboratorio, uno si può chiedere ma che cosa c'entrano? Cioè, io ho un forno, lavoro, conosco i materiali, li lavoro e invece qua sta la grande differenza che lui pone proprio fra la spagirica e l'alchimia che diventa poi un altro tema importante, cioè alchimia anche intesa come eh, non solo come analisi e non solo come percorso eh, personale iniziatico si potrebbe dire, ma anche proprio come viaggio meditativo proprio perché nel libro ci sono appunto anche le immagini legate alle dodici chiavi e poi le vedremo eh, le scorreremo tutte insieme alcune magari eh, così su alcune farò eh, qualche piccolo commento giusto per entrare un po' nell'atmosfera ci sono alcuni temi che vengono richiamati intanto eh, uno dei temi che viene continuamente eh, messo in gioco è quello di prendersi il giusto tempo quindi prendersi il giusto tempo in un'epoca incalzante come quella di oggi sembra quasi eh, allora da un lato rindondante perché chiunque eh, dice prenditi il tuo tempo d'altro canto eh, uno è convinto che sia giusto e poi di fatto si se arriva sera che magari non si ha più tempo e non si ha nemmeno voglia di dedicarsi magari a materie o a studiare o a fare ricerche eh, il prendersi il giusto tempo per la via alchemica intesa proprio come lab oratorium, come luogo quindi della meditazione è importantissimo e eh, quando si pensa che la meditazione come tema sia prettamente orientale fa sicuramente un grave errore perché l'alchimia eh, mostra già eh, dei simboli, dei temi sui quali meditare. E sono proprio immagini che a volte sembrano, mh, come posso dire, quasi degli enigmi, eh, delle sciarade, cioè quindi mh, incomprensibili. Volutamente, proprio perché non deve entrare in gioco la mente razionale che deve decodificare il significato. E qua entra la differenza che c'è fra simbolo ed emblema. Nell'emblema io posso trovare delle indicazioni pratiche, materiali, realistiche che mi conducono, che mi indicano anche eh, dove andare. Il simbolo in realtà non fa altro che connettermi a una radice, quindi a un qualcosa di arcaico, quindi a un qualcosa che eh, tante volte viene perduto, troppe volte si potrebbe dire, e che va recuperato, quindi va eh, riposto come chiave di connessione. Ecco, questo è importante. Il simbolo nel momento in cui viene eh, chiarito e spiegato perde la sua valenza. Eh, il simbolo trasforma, è in sé già un processo mh, alchemico. Eh, in più c'è un altro tema che lui tratta, che è proprio quello della verticalità, cioè è praticamente... Ehm, è il concepire una sorta di ascesa verso eh, sfere superiori, ma il partire dall'abisso, che vuol dire dall'ombra, dalla parte più oscura, dalla parte più se vogliamo mh, meno visibile, più complicata. Si direbbe proprio la parte ombra da un punto di vista psicologico, per poi via via eh, salire. Eh, e quindi trovare poi via via ri delle, delle risposte. Una cosa che è importante è che nei test alchemici, eh, e anche in questo di Basilio Valentino, molto spesso vengono appositamente posti degli errori. E questo mh, veniva fatto per un motivo ben preciso: proprio perché una persona non seguisse pedissequamente, così ciecamente, quello che era scritto senza verificare. Tanto è vero che uno dei precetti che viene spesso animato proprio in alchimia è leggi, 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 sapete che l'aspetto, diciamo, per realizzare un eh, qualcosa di magico deve essere ripetuto tre volte, quindi leggi ripetuto tre volte, rileggi lavora e troverai. Quindi ehm, ora et labora si, si potrebbe dire, quindi da un lato abbiamo sì eh, il tema della meditazione, della visualizzazione su immagini, eh, accedere a dei testi non sempre chiari, però poi lavorare, quindi operare, mettere in pratica e successivamente troverai, quindi è sicuramente un qualcosa che... Avviene, avviene dopo e questo è un, po', è un po' il tema. Scusate che mi scappa la cuffia. E, mh, quindi c'è un altro, mh, un altro uh, punto importante. Mm. Per esempio, Valent eh, Basilio Valentino, in tutto il libro, nella presentazione soprattutto, dice benissimo: è il momento eh, clou per cui io adesso vi spiegherò tutti i segreti possibili. Vi dirò come si lavora la pietra, come la, eh, raggiungere quella filosofale, in parole poverissime, chiarissime, accessibili a tutti. Ecco, e così uno parte e dice: Bene, siamo di fronte a un manuale. Poi legge il libro e praticamente mh, non ci si, si capisce quasi nulla, nel senso che si entra in meandri eh, di simboli a volte un po' ridondanti. Che poi sembra che arrivino a cogliere eh, e a spiegare qualcosa, ma nel momento giusto è come se si tirasse indietro la mano, per cui eh, non viene rivelato nulla. Oppure mh, viene rivelato tutto. Ecco, è rivelato, quindi viene posto un velo per l'ennesima volta. Però devo dire che questo è uno degli aspetti più, più interessanti del libro, quello che mi ha appassionato di più nella traduzione. Per svolgere la traduzione ho cercato di proprio attingere dal testo originario e poi anche dai commenti che ha fatto Cancellier e Fulcanelli e Altri autori che appunto se ne sono occupati per trovare così anche un bilanciamento e anche per un confronto mio, insomma, anche necessario. Per cui, eh, mh, più che svelare, si rivela quindi si, si vela nuovamente. Però, la cosa dicevo che mi ha appassionato, qual è in fondo? È che. Ehm, è un libro da leggere ehm, con fiducia, eh, senza cercare di capire troppo quello che viene detto, ehm, ma di utilizzare, se vogliamo, quella che oggi viene definita la mente analogica, quindi quella parte che non va a decodificare e a mh, eh, chiedersi bene o male cosa significhi veramente quello che è stato detto, semplicemente ehm, assorbe. E obiettivamente questo è un metodo che funziona perché proprio si vede che poi procedendo ehm, qualche cosa accade e alcuni temi si chiariscono e, e, si, e si riescono diciamo a vedere con, così, ecco anche con un occhio diverso. È chiaro che se si vuole invece leggere il libro, come dicevo, da un punto di vista prettamente analitico per scoprire dei metodi, beh. Eh, devo dire che alla fine si rimane un po' delusi perché, ehm, come dicevo, eh, in fondo non viene svelato nulla, per cui di fatto ci si ritrova di fronte di nuovo all'enigma. All e l'enigma nasce anche nella figura di Basilio Valentino: non si sa nemmeno se sia esistito, c'è una data ipotetica di nascita, 1394, ma obiettivamente non è sicuro. Sì, si dice che. Eh, Fossi un alchimista tedesco, probabilmente parte del priorato benedettino di San Pietro Erfurt in Germania. Però poi arriviamo nel XVIII secolo quando eh, si balena l'ipotesi che fosse lo stesso editore eh, di varie opere alchemiche, cioè Johanna Tolde, e quindi un personaggio. Eh, Nato eh, e vissuto tra il 500 e il 600, che praticamente mh, eh, si era così ecco, firmato eh, a livello proprio apocrifo, eh, a livello così di eteronimo. Non c'è certezza, tanto è vero che c'è addirittura la leggenda che dice che il testo venne trovato proprio in una, dentro una colonna, eh, proprio del Priorato dove si dice che Basilio Valentino, appunto, eh, facesse parte. Quindi siamo nella leggenda, nella leggenda. Ehm, c'è da dire che lui è, è autore di altri testi, tra cui eh, appunto Il Carro trionfale dell'antimonio, dove eh, descrisse, come del resto fece anche Paracelso, l'utilizzo dell'antimonio a scopo terapeutico. Ecco, attenzione perché sappiamo che l'antimonio è velenoso. Quindi, come si parla in questo senso? Si parla appunto di un antimonio. Di un lavoro diciamo, di, eh, di metallurgia dove si arriva a una purificazione continua fino a quando eh, praticamente, eh, una volta che l'antimonio viene riscaldato molto dolcemente, cessa il fumo, viene poi sciolto in un alambico che a sua volta e poi dopo veniva immerso in alcol, e aceto e distillato più volte e la tintura si diceva che, appunto, eh, che ormai. Conteneva eh, pochissime tracce di antimonio, però era ehm, praticamente un rimedio mh, per parecchi mali, insomma, come usava, si usava dire una volta. E, e noi siamo già nel 1600, quindi anche qua con l'edizione, quindi anche qua il tempo passa e quindi l, eh, la leggenda prosegue. Ehm, volevo dire ancora come è diviso il libro, perché questo è importante anche proprio per riuscire, eh, riuscire a leggerlo eh, nel migliore dei modi. Allora, è diviso eh, praticamente in due parti. Eh, nella prima parte ehm, c'è proprio, ehm, proprio l'immagine, quindi viene proprio posta un'immagine, un'immagine sulla quale il consiglio che viene dato è proprio quello di meditare. Quindi ehm, guardare senza eh, dovere capire perfettamente che cosa significhi. Questo è sicuramente l'aspetto più, ecco, eh, più importante, senza arrivare a delle definizioni troppo, troppo chiare e quindi eh, sono xilografie incise con delle appunto risonanze simboliche estremamente eh, importanti che derivano da una pubblicazione del 1602 1602 mh, queste, mh, queste immagini erano pubblicate anche nel Tripus Aureus di, eh, eh, mh, di Mayer altro alchimista importante che tra l'altro studiò a Bologna e, ehm, e operò alla corte eh, dell'alchimista per Antonomasia mh, a Praga, Rodolfo II, quindi grande personaggio. Eh, per aiutare però la, eh, la decrittazione un po' di queste immagini ehm, ho aggiunto anche i versi sia in latino che tradotti eh, presi dal Viridarium Chimi, eh, Chimicum eh, di eh, Daniel Stolcius. Eh, anche queste sono frasi, ne leggeremo alcune, che sembra che non significhino nulla, sono un po' eh, come dicevo prima degli enigmi, quasi sciarade, quindi incomprensibili. E anche queste in un qualche modo andrebbero, non dico recitate come mantra, però ripetute più volte proprio per trovare... Ehm, una risonanza ecco, non razionale ma mh, più intima proprio anche eh, con il fraseggio proprio con le parole è chiaro che eh, in latino sarebbe veramente il massimo e comunque nel libro eh, sono citate anche in questo senso ecco il viridarium infatti eh. Il pronto. Mi permetto perché è un libro veramente eccezionale. Sì, assolutamente, assolutamente. E io credo sia il compendio eh, dell'alchimia per Antonomasia, per cui le prime 12 immagini sono proprio legate a Basilio Valentino. Ecco, Stolcius era a sua volta alle, eh, alle, mh, era allievo eh, di, eh, di, di Maier e quindi comunque viene reputato fra i massimi nomi proprio legati all'alchimia. Ehm, vi volevo semplicemente leggere le due parole, le due si fa per dire, ma queste sono proprio due, cioè un piccolo stralcio eh, di, eh, va, di, val, di Valentino mh, proprio all'inizio del libro che dice «Lasciate che vi dica, quindi, che sebbene molti siano impegnati nella ricerca di questa pietra, essa viene comunque trovata, ma da pochissimi. Dio non ha mai voluto che fosse conosciuta da tutti. Piuttosto ciò deve essere considerato come un dono che egli riserva a quei pochi favoriti, che amano la verità e odiano la menzogna, che studiano seriamente la nostra arte, di giorno e di notte, e i cui cuori sono fissati su Dio». Con un affetto indefesso. Quindi, se tu volessi preparare la nostra grande e antica pietra, io ti dichiaro in tutta verità che devi prestare attenzione diligente al mio insegnamento e che prima di ogni altra cosa tu implori la benedizione benigna del Creatore di ogni creatura. Devi anche pentirti veramente di tutti i tuoi peccati, confessandoli, rimanendo fermamente deciso a condurre una vita buona e santa. Ecco, e questa è un po' la differenza che c'è, come dicevo prima, fra, ehm, che lui definisce un po' lo spartiacque, almeno, fra la spagirica appunto, e l'alchimia. La, ehm, mm, se ci pensate, obiettivamente sembra più una preghiera, si parla appunto di, eh, di una vita senza peccati, di confessarli, di dedicarsi giorno e notte, eh, di avere una vita etica. Ecco, questo è un po' il senso. Quindi si ritorna un po' a quel concetto mh, per cui eh, la parte plumbea, quella diciamo più saturnina, sarebbe all'interno di ognuno di noi e il nostro scopo sarebbe proprio quello di eh, trovare l'oro via via. Ma partirei proprio con le immagini per vederne alcune insieme. Mh, quindi partirei... Eh, questa è la copertina del libro, eh, già con una delle immagini che vedremo fra poco. E partiamo proprio con la prima chiave, eh, che dovrebbe essere quella dopo, che eccola qua. Perfetto. E quindi ehm, vi, eh, vi, vi leggo la frase eh, già tradotta, naturalmente, di Stolcius. Mh, che vi dicevo è importantissima. Allora, il diadema del re sia fatto di fulvo metallo, si unisca al suo sposo la sposa pudica, poi offre in pasto al lupo travolgente il re per tre volte e con fuoco vigoroso incenerisci il lupo. Da qui il re uscirà pulito da ogni macchia, in modo che con il suo sangue può rinnovarti. Eccoci troviamo quindi di fronte un po' come dicevo prima ad un enigma immagini che ci richiamano eh, il tema alchemico per Antonomasia il re e la regina e quindi eh, il sole e la luna l'ambivalenza la dualità uno dei principi che viene sempre trattato proprio perché va ricondotto all'unità il re ehm, ha una corona, ha eh, un cappello con la corona e appunto si dice: Il re verrà purito da ogni macchia. Ma non solo: il diadema del re sia fatto di fulvo metallo. La regina eh, tiene in mano, nella mano destra, mh, tre rose, tre fiori: sono le rose alchemiche per antonomasia. Eh, la rosa è il compendio massimo dell'alchimia, è l'unità perfetta. Eh, il nome deriva eh, tra l'altro da Ross, Ross sarebbe anche eh, il tema radicale appunto di rugiada e la rugiada per l'alchimia è sicuramente eh, un tema pregnante. Eh, tanto è vero che anche nel Mutus Liber noi vediamo proprio nella, eh, proprio nella prima parte eh, alcune persone affaccendate con lenzuoli stesi a raccogliere la rugiada del mattino e a strizzare poi i panni eh, di modo che quest'acqua che viene considerata acqua solvente sia raccolta. Oltretutto sono tre che eh, al di là delle tre, eh, tre fasi dell'alchimia, quindi quelle più, mh, quelle più importanti, quindi la nigredo, l'albedo, la, la rubedo, indica anche i tre stadi, appunto, quello quello minerale, materiale e eh, poi eh, quello, eh, quello che trasforma, quello, quello liquido e quello celeste. Quindi, un po', eh, se vogliamo, i tre. Mh, e le tre materie per antonomasia, quindi il mercurio, eh, lo zolfo eh, e il sale, appunto, che quest'ultimo rappresenta proprio la materia. Interessanti sono le immagini che stanno eh, davanti. Allora a destra, dove indico appunto col cursore, c'è mercurio, eh, lo si individua molto facilmente, Beh, intanto è zoppo come vuole la tradizione e ha una falce. Sotto praticamente di lui sta ardendo un forno che è il forno di, eh, di Hesse, che è un forno eh, particolare nel quale appunto questo recipiente veniva eh, riempito di sale. Sopra c'è il classico uovo alchemico, quindi che rappresenta la materia in assoluto, e ehm, va a rappresentare la tipica cultura, la tipica cottura a secco. Sapete che c'erano due vie, la via secca e la via umida, che vengono comunque anche interpretati nelle, non solo nella spagirica e nell'alchimia, ma anche nelle arti magiche, come la via maschile, la via solare e la via femminile. Vi faccio notare anche una cosa interessante: che eh, nelle tavole alchemiche la simbologia Sole-Luna viene eh, completamente ribaltata, cioè nel senso che noi troviamo l'immagine femminile a destra e quella maschile eh, a sinistra. In realtà a destra ci dovrebbe essere la luna, quindi l'immagine del femminile, eh, a sinistra ci dovrebbe essere la luna, l'immagine del femminile e a destra quella del maschile, proprio ad indicare queste due vie. Quindi c'è sempre un capovolgimento quindi un Saturno che sta eh, svolgendo il suo compito, oltretutto appunto è Zoppo e nella tradizione questo viene eh, richiamarsi anche a, a un mito, quello del re pescatore, quindi il re pescatore che eh, ci richiama l'epopea del Santo Graal, eh, questo re Zoppo ferito, e la cura di questa ferita avrebbe permesso, appunto, in questa epopea di ridare fertilità alla terra. Quindi ecco che l'alchimia, che viene chiamata anche agricoltura celeste, si esprime qua proprio in questa dimensione: quindi, in questa ferita, in questo arto eh, ferito, e attraverso l'opera attiva, eh, può risanare, quindi, rendere fertile nuovamente l'opera. C'è da dire poi che chiaramente l'epopea del Graal si riferisce anche all'epoca aurea, ma si riferisce anche al cammino di Saturno, che quindi eh, si trova nel Tartaro, quindi nella parte legata all'Alingredo, purificando praticamente queste scorie, e attraverso l'albedo c'è la sua. Ascesa, e quindi dopo si crea attraverso la Rubedo quella che la storia ricorda, la mitologia eh, storica ricorda, come l'epoca le, eh, aurea, l'epoca d'oro, ne parla anche Virgilio. Quindi ecco quindi l'oro di nuovo che comunque è collegato anche a questo aspetto. Piccoli simboli eh, ecco, no, mh, che qua vediamo almeno in qualche immagine, poi torno a dire le altre, alcune le scorrerò perché mh, ci sarebbe veramente da parlare per ognuna alcune ore, quindi ve, vediamo proprio i tratti più importanti. Ecco, eh, questo ventaglio che per esempio regge eh, l, questa, eh, questa regina, e anche la disposizione delle mani, la mano destra eh, che rappresenta appunto eh, la, parte, la parte attiva normalmente, quindi quella, eh, quella che agisce, ha chiaramente senso legata alle tre fasi alchemiche, e quindi implica anche l'azione operativa necessaria nella mano sinistra. Eh, questo ventaglio. Eh, ha la forma di una eh, della coda del pavone che in alchimia sarebbe la cauda pavonis quindi è eh, gli alchimisti la definivano eh, l'essenza totale perché nel pavone a coda chiusa vi era il nulla e a coda aperta praticamente tutti i colori dell'opera e quindi c'era sicuramente tutta quella che era la, la sua, la sua eh, realizzazione. Ecco, torno un attimo sul tema destra-sinistra perché eh, praticamente ehm, è importante rilevare che se io c'è un'inversione, naturalmente, abbiamo detto. Quindi a destra eh, sarebbe la parte eh, maschile, io trovo quella femminile e viceversa, ecco, nel, da parte dell'osservatore. Perché praticamente c'è questa inversione? Perché io devo vedere i simboli praticamente dalla parte invece interna, quindi devo entrare a far parte della figura e questo è l'aspetto meditativo importante. Se io entro a far parte della figura, ecco che il re me lo trovo a destra e la figura della regina me la trovo a sinistra. Inoltre è anche importante questa dinamica perché ci rappresenta il flusso continuo dell'energia che quindi passa da Saturno al lupo, che è sopra un altro forno, che in, eh, vedete le fiamme, eccetera, che quindi eh, sta, eh, sta, sembra stia fuggendo. E si tratta del, del lupo famelico di cui eh, si è letto prima. Eh, poi offre in pasto al lupo travolgente il re per tre volte, vedete i tre fiori, e con fuoco vigoroso incenerisci il lupo. Quindi il lupo deve divorare il re, da qui il re uscirà pulito da ogni macchia, in modo che con il suo sangue può rinnovarti. Quindi eh, praticamente... Eh, Intanto si dice che il lupo venga dall'estremo nord perché, essendo terra fredda, chiaramente c'è poco nutrimento e quindi di conseguenza eh, il lupo è famelico, deve divorare il re. Un altro punto importante che appare sempre è eh, che è legato proprio all'anigredo. Non ci può essere vita se non c'è morte, non ci può essere rinascita se prima non c'è morte. Quindi il principio dell'anigredo ci appare importantissimo, perché proprio nel momento in cui la materia viene, se vogliamo, ad essere... Eh, degradata e quindi perde la sua valenza, ecco che si crea immediatamente lo spazio per qualcosa di nuovo. Un'altra legge non scritta dell'alchimia è proprio questa, leggere non le parole, ma leggere gli spazi bianchi tra una riga e l'altra, perché è lì che si eh, può attingere veramente eh, il segreto. Oltretutto, teniamo presente che questi forni, quello anche sotto a Saturno che indicavo prima, appare anche in varie opere, come per esempio nella Melancolia di Dürer, che noi sappiamo essere un'opera alchemica per, per antonomasia. Quindi eh, è importantissimo vedere questi due personaggi che sono. Chi sono in fondo? Sono due aiutanti, quindi rappresentano una delle parti della regina e una delle parti del re. Quindi è chiaro che noi parliamo di una morte metaforica, quindi di un inghiottimento. Metaforico per ridare nuova vita. Vi ricorderei anche che il tema dell'inghiottimento appare in moltissime culture arcaiche nella mitologia. Tanto è vero che nei gradi nei passaggi iniziatici, molto spesso nelle culture antiche e eh, talvolta anche meno antiche, devo dire, il fanciullo mh, nel passaggio dall'età eh, dall infantile diciamo, all'adolescenza veniva posto dentro Dentro lo stomaco chiaramente essiccato di un animale proprio perché l'idea era che poi ne uscisse rinnovato. Poi nel corso del tempo si è cambiato, si è mutata la ritualità per cui non veniva più messo dentro allo stomaco, ma veniva messo, venivano fatti come dei fossi. Quindi veniva messo dentro appunto a questo fosso dove stanziava per una notte, per esempio, usciva al mattino chiaramente dove. Eh, il bambino era morto allegoricamente, perché parliamo di allegorie, e l'allegoria sta fra il simbolo e l'emblema, ehm, rinnovato, quindi era adolescente. Quindi i due aiutanti sono parti eh, eh, del re del e re, della regina. Che cosa servono? Servono a creare un'onda eh, di energia, quindi un'onda attiva. Un movimento attivo quindi sono intercambiabili e eh, se vogliamo possiamo immediatamente vedere nella parte successiva quindi nella seconda chiave di valentino eh, la trasformazione di questi due aiutanti quindi questo saturno e questo lupo famelico che diventano questi due duellanti eh, quello a sinistra, se vedete eh, appunto ha il bastone di, eh, di Ascilepio, che era comunque quello eh, legato alla medicina, quindi alla, alla guarigione, ha una parte attiva ed è a sinistra. A destra, se vedete, si sta eh, proteggendo dalla parte passiva e la parte volatile, e vedete proprio eh, la rappresentazione dell'uccello sopra, appunto. Mh, alla, alla sua spada e, e la luna come si diceva prima che, ve, che vedete ecco ha sostituito andiamo nella precedente eh, la regina e vedete che tutto funziona e il re quindi eh, abbiamo praticamente questa disposizione eh, allegorica che si è trasformata quindi il re e la regina eh, si sono uniti il re è diventato Vedete che ancora il re, lo si vede dalla corona, è diventato il mercurio. È il volatile perché è chiaramente alle ali anche sotto i piedi e quindi è chiaramente tale e regge e appunto eh, anche i bastoni eh, proprio mercuriali, proprio tipici, eh, ed è basilare. Vi, vi, vi leggo anche la frase, eh, così quella misteriosa. Che appunto dice deposte le vesti nudo sia il sole e anche diana che sia nuda per il desiderato letto nuziale ecco chiaramente il desiderato letto nuziale è comunque come posso dirlo il principio di attrazione de dei minerali che quindi viene utilizzato proprio poi per poterli trasformare l'onda Ecco l'onda eh, tellurica, se vogliamo, ma proprio l'onda di energie, ecco, che scorre tra i, dai due guerrieri, sia preziosa alla sposa, affinché lavi il proprio corpo per lo sposo. Cioè sono i minerali, i metalli che devono essere purificati. I lottatori combatteranno e quando il loro ardore marziale sarà cessato avranno un bel trofeo. E quindi ecco che noi vediamo la trasformazione del re. Eh, egli era stato ucciso dal lupo, bruciato dal fuoco, purificato dall'acqua e dal momento che è nato dal sole, dalla luna, che vediamo, maschile e femminile, si presenta ora nella personificazione di Mercurio, come dimostra anche il simbolo, il glifo sopra alla sua testa. Anche egli deve sottoporsi a delle purificazioni grazie all'onda, ovvero l'acqua ottenuta dal combattimento dei due personaggi, che altri non sono che i due aiutanti che abbiamo incontrato nella prima figura trasformati. In questa nuova fase di lavoro, Mercurio incarna anche la sposa, quindi diventa praticamente la fusione ecco, dei due, cioè il cielo terrestre. Infatti, in alchimia, appunto, come abbiamo detto, c'è sempre questa inversione e l'onda che scorre, come dice Basilio, che scorre tra i due guerrieri rappresenta la purificazione del mercurio al fine di ridurne la volatilità. Vedete che il volatile è, è passivo e quindi il guerriero si sta coprendo. E, e so, Basilio sottolinea che Apollo si deve unire a Diana e eh, Mercurio regge i due caducei. Ecco, sempre uno attivo e uno passivo. Guardate le piccole simbologie perché praticamente quello di sinistra ha i petali verso l'alto e questo di destra ha i petali verso il basso. E quindi, eh, chiaramente, uno è attivo e l'altro è passivo. Quindi, mh, già qua, praticamente, noi vediamo che c'è un'evoluzione rispetto eh, a ciò che abbiamo visto eh, prima. Anche questa è un'altra bellissima immagine eh, dove abbiamo questo drago centrale, la cui coda eh, termina in un oroboros, che è un sim il simbolo alchemico per antonomasia. Auras, Boros, la continua trasformazione, l'autodivorante, quindi un qualcosa che si trasforma continuamente da se stesso. E qua c'è una scena molto curiosa perché abbiamo un gallo che vuole divorare una volpe, quindi anche qua abbiamo un'inversione di ruoli, ecco perché come vi dicevo prima non si può accedere. Eh, a questo testo seguendo una logica razionale perché viene continuamente capovolta però questo ci porta ad una elasticità ad una trasformazione continua e porta assolutamente poi anche a far lavorare il cosiddetto emisfero destro in maniera egregia e assolutamente nobile, è, è molto interessante. Quindi il gallo che divora la volpe che a sua volta divora di nuovo il gallo, quindi vedete la ciclicità continua appunto della rigenerazione. E appunto la frase in questo caso è fra le rocce congiungi all'aquila il selvaggio drago, uno brucerà le penne e l'altro scioglierà la neve, quindi sempre il fuoco che in un qualche modo purifica e eh, l'altro scioglie la neve che diventa così acqua e l'acqua eh, è il, il simbolo diciamo del solvente, quindi scioglie. Ricordati di preservare lo zolfo con il sale celeste affinché poi il gallo divori la, scal la scaltra volpe. L'alato immerso nelle acque tornerà in vita dal fuoco e ugual morte sperimenterà dalle fauci della volpe. Cioè, quello che ho appena detto, cioè eh, il gallo divora la volpe, la volpe divora il gallo, il gallo divora la volpe, ecco, la ciclicità gallo simbolo solare. Non a caso veniva posto sulle case proprio anche come banderuola, l'animale che annuncia il giorno e ehm, una scena del genere la troviamo anche nella cattedrale di Amiens in Francia. Ricordiamoci che le cattedrali erano e sono dei libri di pietra che portano avanti questo stesso linguaggio. Quindi portano avanti questo linguaggio analogico, quindi non, non esattamente razionale, e, e, e porta avanti proprio questo concetto di continua rigenerazione. Il drago sappiamo bene che è anche il custode del giardino degli esperidi, che contiene i pomi d'oro, quindi l'oro. E eh, se lo vedete, lo vedete proprio in primo piano e riassume nella sua figura. Eh, il fuoco perché chiaramente normalmente il drago è proprio eh, sputa fuoco però è alato quindi eh, aria e fuoco quindi elementi che, eh, che si susseguono che sono importanti quindi il drago viene visto in alchimia come materia eh, grezza iniziale solvente anche in grado di eh, purificare e di trasformare la materia grezza. Quindi, infatti, molto spesso nasce una domanda: allora il drago è un agente, quindi è la parte attiva dell'opera, o è un coadiuvante? E quindi, anche qua ci sono varie, varie supposizioni che, mh, che si possono fare. però torno a dire la bellezza sta proprio nell'osservazione delle immagini, almeno come inizio, poi dopo si può anche vedere la spiegazione. Nella quarta, eh, nella quarta eh, chiave eh, abbiamo eh, uno scheletro che stranamente è sopra, eh, è sopra a una cassa, quindi a, a una tomba, però coperta da un telo e lui è sopra, non dentro. Proprio come eh, significasse che questo senso legato all'anegredo, quindi alla decomposizione, deve primeggiare su ogni cosa. È importantissimo. Tanto è vero che poi eh, qua noi vediamo mh, alla, alla, alla sua destra, diciamo, e alla nostra sinistra, eh, questo, questa lampada, questo fuoco ar, ardere, quindi eh, è proprio diciamo, l'idea di, eh, di questa dimensione che, che comunque eh, porta luce e rinnovamento. E dall'altra parte, anche questo è un altro tema caro all'alchimia, è proprio il tronco secco, l'albero secco. Ne parla anche la Bibbia. Eh, è un tema importantissimo perché è praticamente in alchimia perlomeno l'esito della lavorazione dei metalli. Allora tutto è cenere, allora uno dice non serve più a niente, è secco, è seccato, l'albero è seccato, invece no, c'è ancora qualcosa che eh, in pratica rimane. Mentre eh, praticamente noi vediamo che eh, su questo telo che copre la cassa abbiamo questa croce che viene eh, leggermente identificata, che ci dice che sarebbe proprio il simbolo del sale di, eh, sale di tartaro. Cioè che cosa significa allora anche questo, questo scheletro fuori? Cioè sarebbe la parte salina. Che è contenuta dentro l'opera. Allora immaginiamo di fare evaporare eh, un composto dove ci sia anche del sale, l'acqua va via e che cosa rimane in, in un bicchiere, in una, in una provetta? Rimangono i cristalli di sale. Ecco, per cui è chiaro che è fuori, proprio perché sono i residui del sale eh, che, eh, che, che è rimasto. E, e questo è importantissimo, perché poi anche questo servirà via via nelle varie fasi di, eh, poi di, eh, poi di trasformazione. Mm, notiamo tra l'altro che dietro l'albero secco c'è poi quello fiorito, sempre questa elasticità eh, proprio del movimento. Eh, che cosa ci fa pensare il cristallo di sale, cioè ciò che rimane dopo l'evaporazione, ecco, dopo una distillazione si potrebbe dire? Ci fa pensare a quello che viene definito eh, anche nella Kabbalah, anche se vogliamo, o comunque in alchimia sicuramente al corpo di gloria. Quindi eh, certamente il corpo viene lasciato, quello materiale. Si parla dei metalli, eh? però questo si può è, può essere ravvisabile anche nella vita co, eh, comune, ma il corpo di gloria resta e il lavoro dell'alchimista è proprio in questo senso affinché questo corpo di, di gloria risulti proprio eh, risorto eh, completamente e quindi eh, dal momento che esiste all'interno di ogni persona che sopravviva. Quindi anche qua si mostra molto chiaramente per l'ennesima volta come se non fosse necessario la differenza che c'è fra la Spagirica che si occupa solamente del laboratorio ma è un solamente inclusivo eh, perché non è poco, sia chiaro, però qua entriamo chiaramente molto eh, in un aspetto fortemente spirituale. Eh, vedete che non mancano i simbolini, torna a dire ci vorrebbero ore anche. Proprio sul campanile c'è un volatile, quindi il simbolo di nuovo della materia volatile di cui si è parlato prima. Adesso eh, vi leggo magari, ecco anche la, eh, la frase di Stolcius della sesta chiave, che appunto dice, la femmina congiunta al maschio produca dal seme il germe. Nettuno allora ritualmente prepara i suoi lavaggi. Dopo di ciò il duplice maschio si alimenti del nivio cigno, in modo che entrambi perdano e comprendano la vita. D'ora in poi soffieranno quattro venti e il re, col fuoco, sarà congiunto alla sua sposa, pieno d'amore. Ecco... Mh, lo vediamo brevemente perché anche questa cioè, è complessissima ma è molto interessante. Allora noi dovremo vedere questa scenetta praticamente ribaltata come diciamo in verticale, di modo che avremo sotto appunto eh, questo, eh, questo personaggio che appunto sta soffiando e che, eh, e che quindi appunto va a rappresentare... Eh, Vulcano, no? Quindi questo, questo, eh, questo Dio che conosce comunque la metallurgia, quindi conosce il segreto dei de metalli. Pro, proviamo ad immaginarci eh, proprio il laboratorio alchemico. Allora sotto ci sta il fuoco, poi so, sopra ci sta eh, il, il minerale che va, eh, che va eh, chiaramente eh, lavorato e qua quindi abbiamo sotto il fuoco e vedete il mantice che appunto eh, soffia e poi abbiamo di nuovo la regina in questo caso con i sette metalli, sono proprio sette che nascono da un cuore. Ecco, anche qua come si fa a pensare ad una scienza solo, diciamo, fino a se stessa eh, quando mh, quando si eludono questi simboli, perché obiettivamente che cosa ci dice? Sì, la lavorazione dei metalli è importantissima, ma se parte dal cuore, il centro è il cuore, e il cuore va vivificato. E chi è che lo vivifica? Lo vivifica eh, il Cupido, che eh, naturalmente, eh, senza, eh, eh, senza vedere, sta colpendo, eh, sta colpendo il, il, il cuore per vivificarlo a sua volta dietro c'è il leone regale quindi mh, con con la corona che sta vivificando l'azione del cupido quindi vedete come tutto è collegato eh, lei tiene in mano un matraccio ma mh, in fondo non vedete sempre la coda del pavone e il sole che chiaramente brilla quindi obiettivamente è continua la lavorazione e eh, Ecco che qua abbiamo proprio, eh, proprio la congiunzione eh, e abbiamo proprio, eh, proprio gli, e gli elementi che si uniscono, eh, il sole e la luna, quindi eh, li rivediamo in alto e se non bastasse vediamo proprio il re e la regina. Eh, la Regina e il Re, e insieme questa benedizione, una benedizione che chiaramente equivale all'energia vivificante che deve mettere l'operatore. Questa dualità, come se non bastasse, viene vista anche da questa parte del forno, dove c'è un Giano bifronte. E voi sapete che eh, un volto guardava il passato un volto il futuro e praticamente c'era un volto invisibile cioè c'era una parte invisibile proprio nel centro che sarebbe detta un po' all'orientale terzo occhio, quindi una parte non visibile ma percepibile solo a livello sottile e questo è proprio il lavoro che sta avvenendo sotto la, la benedizione che viene coadiuvata dall'arcobaleno altro simbolo alchemico per via di tutti i colori che evoca la cauda Pavonis, e la pioggia, che quindi è questa eh, forma di rugiada attiva, mentre Nettuno lo vedete qua a destra proprio dal suo simbolo. Quindi eh, è, è sicuramente molto. Mh, eh, Attivo come emblema perché comunque è legato all'elemento acqua e quindi eh, ecco qua vediamo proprio una sorta di, eh, di alambico che ci ricorda. Eh, quello di cui parlava Maria Lebrea, che sarebbe eh, la prima donna che parla di alchimia, che è la cottura a bagnomaria, che magari qualcuno di noi ha sperimentato in cucina, che però deriva appunto da questa alchimista. Quindi eh, non è più la cottura a secco, ma qua vedete appunto come, come si realizza. E, e questo è, diciamo, proprio legato eh, a, un di, a un altro tipo di forno. Uh, proseguo, ecco questa è l'immagine che abbiamo usato per la copertina e vabbè, la sorvoliamo, cioè, però c'è un tema importante che qua ci identifica di nuovo il cammino alchemico uh, come cammino spirituale, come cammino personale, cioè l'alchimista è il forno, quindi eh, è lui stesso il forno e questo è molto chiaro e poi si parte eh, se leggiamo caos dal caos e poi ci sono, appunto, cioè, l'acqua, e poi eh, abbiamo eh, gli elementi eh, e, eh, costitutivi delle stagioni, quindi primavera, estate, autunno, inverno. Quindi ci dice come la scansione temporale sia importante. E chiaramente la bilancia, questa è un'immagine che ritroviamo anche nelle virtù eh, antiche e ritroviamo anche nei tarocchi, eh, nell'ottavo arcano, quindi obiettivamente è un'immagine consueta che ci ricorda, in questo caso dal momento che la bilancia pende da una parte, quindi sta pesando, come sia importante proprio l'opera. Eh, proprio di pesatura e attraverso la spada l'opera di soluzione, cioè quella del solvente, quella che va a dividere, quella che divide la materia affinché poi venga, eh, venga, venga ricostituita. Ecco, questa eh, è un'altra immagine, mh, se vedete, complessissima. Eh, a me piace moltissimo perché eh, guardate anche su quanti piani si svolge eh, e quindi è veramente incredibile eh, la frase di Stolcius, appunto dice, si affidano i semi alla terra affinché imputridiscano, si occultano i nostri corpi nel sepolcro affinché ritornino. Così come tutti gli elementi esistono in un solo elemento, potrai richiamare all'uno gli altri nelle forme prescritte. Questo è lo scopo dell'opera, questo è l'obiettivo di tutti gli sforzi. Se sei nella giusta direzione avrai le ricchezze della chiave. E dov'è la chiave? Eccola qua, sopra, ehm, praticamente al bersaglio. Bersaglio che è colpito da... Contiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei dardi, ma il settimo ha colto il centro, quindi eh, sette metalli. quindi ecco che i due, vedete sempre i due aiutanti come si trasformano: no? da Lupo a Saturno, e poi i due, i due belligeranti. E poi adesso abbiamo i due personaggi che fanno scoccare il dardo. Ehm, il dardo eh, naturalmente eh, in araldica veniva proprio eh, considerata la freccia che colpisce il cuore, quindi ancora di più l'idea del cuore e in questo modo si ottiene la chiave. Si ottiene la chiave e voi vedete questi sepolcri, ma guardiamoli eh, appunto eh, con una certa attenzione perché proprio questo è il simbolo c'è il triangolo, poi c'è la croce, quindi il simbolo dello zolfo. Quindi mh, abbiamo eh, la materia in questo caso. Ecco che eh, c'è la semina, chiaramente i semi devono imputridire, l'attenzione non deve mancare perché gli uccelli dietro si stanno cibando dei semi, affinché il corpo risorga, ma non serve solo questo perché serve anche il soffio vitale proprio legato a, al suono. Il suono, eh, il suono è vita. Eh, già Boezio scriveva della musica delle sfere, sette pianeti, sette metalli, sette pianeti del passato, sette metalli appunto, eh, sette giorni della settimana sette che si compone da quattro i quattro elementi in senso orizzontale e tre i tre gradi di evoluzione da quello eh, in infero si potrebbe dire ctonio forse meglio quello umano e quello superiore quindi di nuovo si crea la croce e questo spazio eh, diciamo di grande trasformazione ecco questa è un'altra immagine dove eh, i personaggi, eh, ecco, vorrei solo ricordare per esempio che l'immagine antica della Fortuna, della Dea Fortuna bendata, era molto spesso posta proprio su un globo, così nello stesso modo, proprio perché deve trovare il giusto equilibrio. E vedete qua, ecco il cigno di cui si è parlato prima, che qua eh, addirittura spunta dai, dai cuori che hanno corpo di serpente e testa di cigno. Quindi il cuore che si alimenta attraverso appunto l'elemento fisso per essere poi trasformato in volatile. Ecco che dopo può venire eh, appunto la trasformazione. Adesso scorriamo giusto per arrivare anche alla, alla conclusione. Ecco qua diciamo che siamo. Ehm, in una delle chiavi più complesse, ho mh, tentato anche di decifrarla seguendo la gematria, perché vedete appunto ci sono tutte le lettere ebraiche e, e obiettivamente, queste, per esempio, questa che è la Dalet. Se noi torniamo indietro un attimo, vedete che la posizione del corpo è proprio quella della Dalet, che comunque eh, Rappresenta la porta, quindi la porta per le meraviglie, per l'altro mondo, per l'altra visione è una porta di uscita, ma attenzione anche quella d'entrata: quindi è sicuramente una via di passaggio, una via di passaggio importante. E qua abbiamo del, delle, delle scritte, magari eh, proviamo di leggere almeno quelle esterne, ecco, quelle, quelle più grandi. Allora, intanto qua eh, non manca nulla, quindi c'è il sole, c'è eh, la luna e c'è Mercurio. E questo è già un discorso. E poi partiamo dalla prima frase, mh, tradotta naturalmente perché queste sono in latino, che è senza Yamsuf sono costretto aperire, che sarebbe appunto questa. Allora, intanto eh, gli, tutti gli studiosi sono molto incerti sul termine iansuf, perché non esiste, perché non si trova da nessuna parte. Alcuni lo interpretano come spuma, quindi praticamente sarebbe la schiuma di una soluzione dalla quale poi si cristallizza il composto. Però per omofonia è anche il soffio divino senza il quale ogni materia non può essere trasmutata. Però, visto che eh, abbiamo, abbiamo considerato come in alchimia ci sia sempre particolare, eh, questo particolare gioco di ruoli e di trasposizioni, se noi dividiamo la parola yamsuf e otteniamo yamsuf, praticamente ecco che in ebraico significa mar rosso o meglio mare di rose. Quindi ritorniamo al concetto di rosa. Eh, penso che ce lo ricordiamo, all'inizio se ne parlava, la regina regge le rose, eccetera. Quindi, come se dicesse, se mancasse il mar rosso, se mancassero le rose, se mancasse la materia solforosa, se mancasse questa capacità di mh, eh, corrodere, di, eh, di, di pulire, di sgrezzare, il mercurio sarebbe costretto a morire. Quindi... Non ce la farebbe. Oltretutto, alcuni hanno anche individuato ecco in Yam Suf anche, anche proprio l'elemento eh, acquatico veloce del mare, quindi così veloce eh, che pone l'attenzione dell'alchimista che non può agire troppo velocemente, cioè non, ma nello stesso tempo, non, eh, se non sta attento, come abbiamo visto prima, gli, gli uccelli poi mangiano i semi. Quindi eh, quello che si diceva all'inizio, il giusto tempo. Non troppo lento, ma non troppo veloce, quindi anche questo chiaramente è un tema. Natum sum ex ermogene, quindi sono nato da ermogene, ermogene che dal greco è appunto è erm, ermo, ermogenes, quindi erm, ermo da hermes, quindi se guardiamo appunto le radici. Eh, Hermes, che è combinato al lemma genes, che significa appunto stirpe, progenie, quindi nato da, nato da Hermes, quindi alchemicamente il generatore del Mercurio. E poi infine Iperion elegit, elegit me, cioè Iperione mi ha. Letto. Eperione è un epiteto che è usato anche da Omero nelle sue opere per designare l'astro lucente, il sole, quindi inteso proprio come fonte suprema. Quindi risulta nato da Ermogene, scelto da Iperione, padre del Sole e della Luna. E questo quindi è un po', eh, diciamo, eh, via via eh, il percorso. Perfetto. Ecco qua: noi vediamo nell'undicesima nell eh, chiave ehm, due leoni eh, affrontati e due fanciulle affrontate. Questa è la duplificazione è, du è quando i metalli vengono duplificati. Quindi, Sempre il cuore, da cui nasce il sole e la luna. Se vedete, se dividete è a metà, come quasi uno specchio, con la differenza che la fianciulla di sinistra, quindi eh, che ha assunto già la forma sole e luna, guarda diritto l'altra, l'altra è come se guardasse verso il lettore, quindi induce all'attenzione. Questa figura, come il leone stesso, deve essere divorato da quest'altra, che vedete, il leone lo sta, sta divorando e la fanciulla fra poco sarà decollata. Ecco, sicuramente, e lo ripetiamo, è sempre un'allegoria, proprio perché eh, nella, nel momento in cui si verifica la duplificazione bisogna poi tornare all'unità, quindi questo è proprio, è proprio il senso. Ehm, la duplificazione si eh, realizza in quello che viene chiamato in alchimia il rebis da res bina, cioè la cosa doppia, quindi per dissolvere in semplice mercurio una delle due che poi viene assorbita dall'altra. In questa dissoluzione una parte viene sacrificata così come appare nella figura. E un leone sta, esser, sta per essere assorbito dall'altro. Il leone rosso si nutre del sangue sottile del leone verde e quindi è proprio l'inizio e la fine dell'opera. Ehm, la cosa particolare adesso, se trovavo anche il versetto. Eh, di Stolcius ehm, che dice così per l'undicesima eh, chiave come il fratello Orfeo avrà sposato naturalmente la sorella Euridice dai loro corpi fluisca sangue e poi eccetera eccetera però eh, Orfeo e Euridice non erano fratello e sorella quindi non c'entra questo però c'entra un altro tema allegorico il richiamare la fratellanza eh, richiama un tema che è proprio quello eh, importante per, la, per, la, per alchimia, che è l'incesto chiaramente allegorico, cioè praticamente anche riunire eh, metalli della stessa specie e che uno poi possa assorbire l'altro purificato, come in questo caso. Concludiamo ecco velocemente con la dodicesima che è sicuramente eh, una anche questa mh, è completissima è ricchissima quindi eh, c'è il forno eh, che sta bruciando in maniera molto attiva. Un altro tema importante in alchimia è lo scoppio del forno, per cui l'alchimista deve anche affrontare questo, cioè nel senso che deve prima realizzare un po' il tutto, però poi ecco che anche il forno stesso deve eh, per così dire saltare. Eh, e, ehm, Vediamo diciamo, una connessione, se vogliamo vederla con i tarocchi, nella carta sedicesima, che è la torre, che è un po' eh, l'immagine appunto di questo forno, che da un lato poi libera, libera dalle scorie, ecco, quindi eh, 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 crolla la parte merlata e si può uscire, come disse il poeta, a rivedere stelle. Però per rivedere le stelle bisogna che appunto eh, anche il forno eh, in un qualche modo venga liberato dalla sua funzione. Non manca il sole e la luna dietro e eh, quindi sempre presenti. Il mercurio diventa centrale di nuovo sopra queste... Eh, sono, sono le rose, ne parla anche Cancellier, sono proprio le rose. Lui dice, le, mh, queste incisioni sono in bianco e nero, ma noi sappiamo che sono rosse, vermiglie. Eh, dentro, dentro al vaso c'è proprio eh, questo, eh, questo cuneo ecco, che, che, proprio richiama, eh, che proprio richiama la perfezione, gli strumenti dell'alchimista quindi in questo senso di nuovo la bilancia che abbiamo visto anche precedentemente e infine questo leone che, eh, che eh, divora il serpente quindi qua si arriva... Mh, ad un punto eh, importantissimo, dove appunto eh, abbiamo il trionfo del fisso sul volatile, e anche se si tentasse di dissolvere la pietra coagulata, il serpente non vi potrebbe mai riuscire, quindi c'è appunto la vittoria del leone in questo senso. Ma se vedete anche proprio nelle piccole sfumature, eh, tornando un attimo nel vaso, eh, l'alchimista vestito sontuosamente e in Mano a un regolo, quindi eh, ecco la rettitudine: deve sempre, oltre che pesare, come abbiamo detto prima, però anche misurare. ecco Il regolo serve appunto anche per questo. Però con la mano destra sta indicando proprio eh, le rose e richiamo a questo tema di Ross che appare proprio anche nel frontespizio del mutus liber. Eh, dove appunto eh, dove c'è la scala di Giacobbe, eccetera, però eh, è uno sicuramente dei simboli più importanti come se si fosse arrivati ad una degna conclusione dove ogni cosa eh, ha, ha assunto una forma diversa, e, se ricordiamo anche la forma della, delle, delle rose all'inizio era, era, era meno chiara, queste sono. Sono, sono molto potenti, sono molto belle, sono molto, eh, molto chiare e, e sono a, a cinque petali, come vuole essere la rosa dell'alchimia, perché indica la quintessenza, e cioè il superamento dei quattro elementi, fuoco, terra, aria e acqua, quindi è il superamento, è, è quel qualcosa eh, che ci dimostra di aver superato tutto e di aver raggiunto, ecco il glifo del mercurio, il mercurio pulito, quindi... È chiaro che noi attraverso queste immagini dobbiamo creare una trasposizione poi anche su noi stessi, perché ehm, quello che dice Basilio Valentino all'inizio non dobbiamo dimenticarlo. Eh, è il lavoro allegorico, questo in realtà è il lavoro che va fatto su se stessi. Eh, non a caso sono le dodici chiavi della filosofia, ed è la filosofia per ottenere che cosa in fondo? Proprio eh, una purificazione, ma anche il, il fatto, come si diceva prima, che questo corpo di gloria eh, possa mh, in un qualche modo rivivere e si rivive eh, sempre attraverso poi la decomposizione. Quindi anche l'insegnamento, se vogliamo, che può sembrare molto semplice, ma è una delle cose più difficili poi nella vita il sapere lasciare il, il, il lasciare andare il saper distaccarsi dalle cose tema che per l'alchimia è importantissimo il, lo scopio del forno di cui si parlava prima è anche questo perché ci induce alla necessità di ricominciare appunto l'opera di uscire anche da quel lab oratorium e soprattutto entrare nella, nella, nel, nella vita vera non perché questa non lo sia, tutt'altro, perché l'allegoria noi sappiamo che nutre la vita e per allegoria noi ritroviamo la mitologia attraverso la mitologia possiamo scoprire addirittura la storia attraverso un linguaggio e una geografia, un lessico interiore molto più potente, molto più forte e eh, scoprire delle parti di noi ecco, eh, importanti e come si connettono, diciamo così, in, in maniera preponderante poi a questi simboli, che una volta che appunto sono eh, visti, meditati, osservati, eh, non dimentichiamo eh, la, eh, la prima legge dell'alchimia, no? per modo di dire, naturalmente, leggi, 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 rileggi, lavora senza operatività, cioè tante parole, epoca di cui si parla, di tutto sempre, facciamo eh, tavole rotonde, va benissimo, però, però dopo... Lavoriamo, mettiamolo in pratica. Cioè il lavoro dell'alchimista è molto più concreto di quanto si possa pensare. Anche lo ritroviamo anche in molti filosofi, poi questo aspetto, no? di come sia importante che la filosofia sia poi una parte, una, una parte pratica. E non deve mai mancare il cuore, che avete visto, è sempre presente, perché se non parte da quello, non parte nemmeno l'opera e ricordiamo appunto quello che diceva Sant'Agostino, ama e fai ciò che vuoi e obiettivamente ottieni la libertà, però amando, quindi, eh, ecco che eh, obiettivamente anche il cammino diventa forse, come posso dire, eh, molto più intrigante di quello che si possa pensare, meno emblematico se cominciamo anche ad assorbirlo e a renderlo più nostro. È legato così alla vita di tutti i giorni, ecco che l'ordinario può diventare straordinario, e credo che questo sia il nostro compito. Bene, io mh, ho concluso. Mh, ringrazio l'attenzione, ringrazio ancora Cesare. Niente, grazie a te per questa, per questa introduzione a questo testo. A cui bisognerà, penso, nel caso uno volesse approfondire, o dedicare una vita, perché eh, è di una densità di sì. incredibile. Mm. Mm, mm, e sì. Ci sono ancora parecchi spettatori online, e vedo che ci sono anche delle domande. Se vuoi, eh, ce certo, ne giro. Volete, ma sicuro, ma ci mancherebbe. Diciamo che il, i due ascoltatori che più eh, sono attivi è Poldo. E che subito, eh, è uno pseudonimo naturalmente, innanzitutto dà un consiglio, eh, che il commento di Cancellier nell'edizione francese eh, è, un, è un parere, è, è a suo parere, un trattato nel trattato, perché ci riferiamo a delle, eh, delle prime immagini, eh. sì, sì, certo. di fatti e di fatti... Nella prima forse immagine lui dice, mio parere, il riferimento al tre è operativo. Infatti la regina ha in mano tre fiori, le tre reiterazioni. Adesso. E poi continua. Volevo chiedere alla relatrice se il personaggio a destra, e penso che si riferisse a, a, a Saturno, Sa Saturno. Dopo, può essere interpretato come eh, simbolo del fuoco segreto, spesso rappresentato in tali sembianze. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Proprio perché le sembianze sono, sono proprio, proprio simili. Eh, io, ri, io ricordavo prima, per esempio, eh, la mitologia del Sacro Graal, dove c'è appunto eh, il re ferito, il re pescatore che è ferito ad una gamba, e questo porta la sterilità alla terra, e quindi attraverso la ricostruzione. Quindi è un po' una. Ehm, un ritornare ad un'unità salvifica e quindi eh, questo aspetto assolutamente ci sta. E sull'altro eh, sull eh, aspetto ci sono una marea di considerazioni perché sono eh, stati scritti eh, molti commenti e mh, dipende anche dalle scuole di pensiero perché questo è evidente e quindi c'è anche da dire che. Ehm, per esempio, ehm, c'è un'opera che Le, eh, le Jardins Alchimique che eh, rivede, ecco queste tre, eh, queste tre rose, anche in un aspetto diverso, quindi eh, le, le vede proprio non solo come le tre fasi, ma anche proprio l'età eh, dell'alchimista. Quindi eh, le fasi personali di crescita a cui deve, deve accedere attraverso tre porte iniziatiche. Um, un altro studioso appunto uh, ritiene che questi siano proprio uh, dei passaggi invece uh, um, strutturati, uh, sì, in, in effetti proprio di, di reiterazione della materia, quindi... Uh, si unisce a ciò anche la necessità che i processi che, ve, che Basilio Valentino indica vengano ripetuti tre volte, sempre, come il leggi, leggi, leggi. Quindi il, la ripetizione. Molto spesso Basilio Valentino nelle sue opere eh, lo dice, ripetilo per tre volte. Quindi questo per esempio è un altro tema. Si incrociano molti punti di vista, questo sì, questo sì. Qua ne abbiamo citati alcuni perché obiettivamente, se noi pensiamo, queste immagini sono talmente ricche che davvero portano alla necessità di tanto approfondimento, tantissimo, e di visioni anche trasversali. Questo è molto importante, anche. Eh, un altro ascoltatore, molto, spettatore molto attivo, è Davide. Uh, talvolta vengono omesse la viriditas e la citrinitas cioè mm -hmm. la fase al verde e al giallo, al giallo Ma sì. possono considerarsi vere e proprie fasi della grande opera o stadi ricompresi nelle, nelle tre fasi principali secondo valentino è la seconda cioè nel senso le, le fasi sono tre ehm, c'è però un, un bellissimo Pezzo eh, del libro, c'è un brano che, secondo me, è tra i più belli, eh, fra i più emblematici, dove eh, a un palazzo principesco si presentano tutti i pianeti e si presentano eh, nelle loro vestigia e nei loro differenti colori, e, e obiettivamente questo si collega anche a più fasi ma non è esplicito. Lui, proprio come fasi, eh, ribadisce che appunto sono, sono, sono tre. Mm, a livello per personale ri ritengo che anche le altre due siano fasi, ecco sì, però quello è un discorso personale nel quale chiaramente non ho voluto entrare in merito al libro. Eh, per Valentino sono, diciamo, dei passi intermedi eh, e basta, delle, delle funzioni. E dico funzioni proprio perché sono funzionali a e quindi non hanno una vera vita propria. Però c'è questa presentazione, dei, perché tutto parte da una specie di sogno, dei, dei personaggi che in realtà incarnano i pianeti, con, le, con i colori, con le vestigia, con le caratteristiche, è veramente uno dei pezzi più incredibili. E fa pensare quasi che ognuno rappresenti in sé una, 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 una fase, quindi si arriverebbe a sette, come alcuni appunto sostengono ma è molto velata e quindi non, non si può essere come dire, certi che lui intendesse proprio quello, perché non è minimamente esplicito, non lo è mai, ma in questo caso, però questa presentazione fa pensare. Eh, sempre Davide, quali sono i rischi sottesi nel solve operato secondo le due soluzioni secco-umido? E quali avvertenze ci, eh, ci pre, eh, precauzione di essi di, di questi rischi a precauzione di questi rischi ma io eh, ritorno sempre al libro è chiaro qua cioè non eh, personalmente magari posso avere delle idee però è un altro punto un altro punto di vista ehm, allora eh gli eccessi gli eccessi Basilio Valentino insiste su questo tema e insiste veramente molto eh, tanto è vero che poi addirittura una delle, una delle incisioni è proprio legata a, a, a una figura che rappresenta l'uomo forno tra virgolette che ha in mano la bilancia e la, e la spada e quindi non è una spada offensiva, quindi non parte per prima. Lui dice: però è importante perché, perché è l'eccesso. Ed è il primo eh, tema. Ehm, Sottinteso, eh, c'è un, un, un sottotema, se vogliamo, che purtroppo io riscontro a volte. A volte sì, a volte no però a volte il riscontro quando parlo magari con persone che hanno studiato e sono eh, queste materie sono operative. Cioè si ha talvolta la sensazione di ehm, avere tra le mani eh, un potere, mm, di qualsiasi tipo, ecco, però un potere. Ecco, questo è un tema che credo che eh, non sia buono e Basilio Valentino lo sottolinea, perché nel momento in cui si pensa di avere un potere, si, eh, si è perso eh, praticamente tutto, si è persa l'opera. Eh, lui dice una cosa all'inizio, che lui si trova in un momento della vita molto particolare, dove eh, quasi ha perso tutte, tutte le speranze e ha, e ha perso un po' il senso anche della vita, finché non ritrova eh, un'essenza, un ma è un'essenza. Che viene diciamo alimentata eh, da un'esperienza importante, eh, che è l'aiuto che lui dà ad una persona. Quindi. Ehm, il senso della misura, che sembra una banalità ma importantissimo, è la base dell'alchimia. Perché? Perché praticamente nella via secca il rischio è chiaramente incedere in un aspetto, se vogliamo dirlo semplicemente, eh, meccanico, razionale, operativo, dove noi vediamo solamente quello che è l'esito. È un po', ehm, diciamo, la differenza che in alchimia si, eh, si può definire fra eh, il cosiddetto... Ergon, per usare un termine greco, e il perergon, cioè il perergon è l'obiettivo, è il punto d'arrivo. Qual è l'obiettivo? Qual è veramente l'obiettivo? Allora, se l'obiettivo è quello di trovare l'oro, ecco la parte rischiosa, eh, perché così o mi arricchisco, o comunque ho un potere, o comunque so di più, e quindi. Ma eh, addirittura lui dice non ci deve essere neanche lo spirito di migliorare la propria vita, ma di migliorare quella degli altri. Ed è chiaro che poi di, di conseguenza miglioro la mia, mi, uno migliora la propria. Quindi l'ergon è il punto di vista, è il punto, scusate, di arrivo, è l'obiettivo. Il perergon sono gli strumenti che mi servono. E tante volte l'alchimista stesso, eh, se vogliamo definirlo tale, eh, perde di vista l'ergon e si fissa nel perergon, cioè negli strumenti. Ed è un po' questo il rischio. Cioè, quindi eh, non è più quello, non è più l'obiettivo, ma tutti gli strumenti che mi portano a quello. Quindi quello è il maggior rischio. Chiaro che nella, nella via umida, cioè come posso dire, noi potremo trovare anche quell'assioma che dice è importante perdersi per ritrovarsi. Sì. È vero perché attraverso eh, cioè ehm, nei secoli la via umida è anche quella più pericolosa è quella legata comunque a eh, come si dice eh, per certi versi ad una via femminile non di genere ovviamente eh, ma simbolica mh, nella quale è, è molto è molto possibile perdere di vista. Ecco qua entriamo nel mondo del simbolo, do, nella lettura analogica. Allora il rischio diventa anche quello che qualsiasi cosa che io vedo, qualsiasi cosa che io vado ad intraprendere, io vado ad analizzarla analogicamente perché ha un segno, perché ha un significato e questo non mi rende libera. Cioè, quindi il primo punto è, è la misura, è il senso proprio di. Eh, avere, ehm, avere il senso del limite e eh, l'obiettivo, che l'obiettivo deve essere sempre il beneficio dell'altro, ecco che poi arrivo al mio, ma obiettivamente arrivo al mio, ma di conseguenza perché è l'ergon, <ride> ecco, eh, altrimenti. Io entro dentro, ecco, il rischio, perché deve scoppiare poi il forno? Perché il rischio è che se no io mi identifico nel forno e obiettivamente mh, eh, rischio davvero eh, di, eh, di entrare in temi e eh, in situazioni molto pericolose. Un, un, un altro dei temi particolari è la morte degli alchimisti, cosa che è avvenuta anche veramente, quindi morti per i veleni, per i fumi, eccetera. Però c'è anche quella morte che Basilio Valentino dice è importante, sai morire a te stesso e lo dice continuamente in tutte le immagini, perché obiettivamente è questo che ci dà il senso del limite, che ci dà il senso della misura. E se noi siamo dentro a quello, quali rischi possiamo correre? Eh, è un tema molto vasto questo eh, mi rendo conto che è molto vasto sì, spero ricorre, di aver ricorre anche in tutte le tradizioni insomma eh, giustamente hai detto bene è vastissimo è vastissimo. come l'operatività non so anche se, se uno studia gli insegnamenti di, di krishna io adoro la bhagavad gita eh, avevo curato anche quella traduzione ed è un libro che io leggo continuamente perché credo sia, però che cosa dice per operatività sì, metti un po' quello che si diceva prima, metti sì certo idee, fede, tutto quello che vuoi ma tradu tradurle traducile nel reale, mettele in pratica ma questo lo dice l'alchimista anche, quindi questo è l'altro punto quindi anche il rischio che c'è che diventi tutto astratto e sì, perdersi nelle siddi sì, bravo eh, un paragone drago è assimilabile al cosiddetto guardiano della soglia? Questo sì. è sempre Davide. Sì, assolutamente, perché è il guardiano del giardino delle speridi. Abbiamo detto è... il, il drago ri ricorre anche eh, spessissimo nella mitologia, ma ricorre anche come simbolo eh, cristiano eh, nella cristianità perché praticamente. Ehm... <coughs> L'uccisione no? eh, di San Giorgio il Drago oppure San Michele sul, eh, sul, eh, sul Drago. C'è un dipinto che io amo tantissimo di Cosmetura che ha al Museo eh, di San Romano a, a Ferrara, che è una, io credo, delle pitture alchemiche in assoluto più belle, più complete eh, che esistano al mondo. Ecco, io non trovo uguali eh, Forse ecco, nella melanconia di Dürer, ma Faccio fatica, <ride> eh, lo stesso, eh, dove c'è proprio, proprio eh, San Giorgio, che è l'oro, che colpisce il drago e lo trasforma. E lo trasforma in che cosa? Lo trasforma nell'angelo che dà l'annunciazione, è il passaggio assolutamente di Stato. Quindi, questo si fa proprio quando si attraversa la soglia. Ed è uno degli esempi, io credo, più. Incredibili che io abbia mai visto nell'arte pittorica, magico proprio, perché è proprio l'attraversamento della soglia. Oltretutto il drago è, è ehm, collegato ehm, al rubino, è rosso e, e l'angelo che viene dopo nel dipinto ha il rubino all'altezza del terzo occhio. Quindi ha incorporato eh, praticamente il vigore eh, eh, del drago. Purificandone chiaramente la parte greve, perché la materia, la materia, prima e il passaggio della soglia è chiarissimo e in quel momento c'è l'annunciazione. Quindi voglio dire, c'è un passaggio tra i più straordinari di tutta la storia. È molto bello questo, questo, questo vedere proprio questo come passaggio. È bellissimo, secondo me. Anche se, come dicevo prima, comunque c'è sempre un contenzioso: cioè come dicevo, eh, il drago è la gente o è eh, semplicemente una funzione quindi è veramente quello che accende o è però vabbè questo la lasciamo a, a basilio valentino ecco bene ehm, la primavera può essere l'inizio della grande opera lo è, assolutamente, lo è. Ed è anche proprio quel momento dove comincia la grande opera, per cui assolutamente, eh, anche nella, in, eh, in una del, delle chiavi, dove ci sono tutte e quattro eh, le stagioni, però appunto la primavera è proprio l'inizio dell'opera, assolutamente. Eh, C'è una domanda sempre di Andrea specifica, eh, l'idea basiliana di Corpo di Gloria può essere... Mm -hmm. Analoga all'uomo antico di Kremmers. Mm. Io dico di sì, ecco, e, ecco. poi anche qua sì. possiamo Davide ci chiede sempre ci, un, un tuo riferimento. È possibile mandare una mail farla certo. scorrere? Me la puoi ripetere che qui lo metto in sovrimpressione? Certo, Museo dei Tarocchi, chiocciolagmail.com ci, ci sono altre domande. Eh, eh, Andrea chiede se tutte le immagini vanno lette al contrario, per contrario penso che lui intenda eh, speculare, oppure solo in determinati casi. Sono, diciamo così sono tutte quasi tutte rovesciate di diciamo quasi tutte quasi tutte proprio perché l'idea è proprio quella di eh, entrare nell'opera per cui entrando nell'opera ecco che però per esempio eh, dall'inizio alla fine il, il sole è a sinistra e la luna è a destra, e c'è poco da dire. Se noi guardiamo varie simbologie eh, un po' ovunque, anche nei carteggi antichi, nelle cattedrali, e viceversa. Però anche in molte cattedrali, chiaramente romanico-gotiche, eccetera, veniva utilizzata questa formula, cioè il fatto di entrare dentro l'opera, tu sei dentro, quindi eh, devi capovolgere l'immagine, ma questo è interessante anche per un altro punto di vista, perché nel momento in cui tu guardi l'opera, la, la vedi capovolta, hai, diciamo, delle, delle nozioni e ha delle idee. Poi entri nell'opera e eh, eh, diciamo l'incipit che viene dato è proprio questo, cioè pensi di aver assunto un significato e avere capito bene capovolgilo e, e obiettivamente devi, devi essere in grado di farlo. Ehm, è, è un discorso molto lungo ma è straordinario che io ho ritrovato ehm, eh, quando ehm, studiavo eh, ebraico, il rabbino eh, mio maestro mi diceva eh, che eh, proprio nella mentalità e nello studio ebraico, questo era basilare sempre capovolgere continuamente un punto di vista, quindi vederlo sempre dal lato opposto. E io sul momento. Fa, faceva un po' fatica anche perché obiettivamente eh, uno parte che ha eh, diciamo già delle nozioni chiare o comunque pensa di aver acquisito ecco un po il senso del limite di cui dicevo prima talvolta manca magari uno pensa di, 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 di sapere alcune cose eccetera invece lui diceva proprio questo capovolgi completamente la cosa per me all'inizio è stato molto difficile perché è un volo pindarico perché comunque è un sapere che va continuamente rebaltato, però trovi il centro. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo e credo che le eh, immagini alchemiche aiutino proprio a questo, sono operative, quindi aiutano, vanno praticate, perché uno si accorge proprio praticandole, vedendole come cambia proprio... Eh, non solo la mentalità, ma la capacità anche creativa di poter vedere un simbolo e di, e di come sentirlo, percepirlo e come de decodificare invece un emblema o un'allegoria, che sono cose diverse. Quindi eh, sì quasi tutte sono capovolte. Eh, non si può dire che sia capovolta quella delle due ragazze, eh, perché praticamente sole e luna, sono sole e luna, non è importante che il leone verde sia a destra o a sinistra in quel caso, ma è importante però quel fatto, cioè io devo entrare avendo una concezione e devo uscire, perché sono entrata dentro l'opera, avendola trasformata. Bene, eh, l'amico Poldo concorda pienamente sulla pericolosità dello scopo personale e che è, di cui abbiamo parlato. Ecco, e poi eh, ci sono un, due domande. Uno riguarda la terza chiave, dove vediamo il gallo e la volpe che lottano, le due nature tratte dalla materia iniziale che lavoriamo. Fulcanelli in Il mistero delle cattedrali. Parla proprio del gallo e della volpe come sì. simbolo di due stati diversi che la materia assume in fasi diverse. È vero. Possiamo fare questo richiamo? Assolutamente sì. L'ho fatto anch'io nel libro, adesso l'ho evitato proprio perché obiettivamente è un lunghissimo richiamo, ma essenziale quindi eh, nel mio commento l'ho messo e l'ho messo per intero perché va visto assolutamente quindi sono perfettamente d'accordo sono ehm, anche perché lui parla molto spesso del dialogo ed è appunto lui ehm, che scrive che questo simbolo è anche nella cattedrale di Amiens e questa cosa mi è servita proprio per, ehm, per vederlo quando ci sono andata apposta ecco perché talvolta poi sfuggono anche le immagini, e, e quindi eh, ho creduto opportuno nel libro assolutamente eh, citare, eh, mettere tutta la citazione che fa Fulcanelli. Io credo sia assolutamente importante. Il senso, eh, in fondo, che lui declama, è, è quello, ecco, è con, parla del gallo proprio come simbolo solare, fa l'esempio che poi portavo anche prima della. Ancora del retaggio della banderuola sulle case, quindi questo oro che viene, eh, che viene, ehm, che viene mostrato e, e questa mh, ripetitività necessaria, mh, assolutamente. Anche importante capire come la ripetizione ecco, sia, sia importante, il ripetere, come i lavaggi di, di cui si parla tantissimo. Quindi, sì, la risposta è assolutamente affermativa. Nella quarta chiave invece c'è un riferimento importantissimo secondo l'amico e cioè che nella cenere è nascosto il tartaro vero e naturale. Si parla quindi di un tartaro vero che in questo caso non è il tartaro di vino. Che ne pensi? No, il, tart il tartaro è vero, sì certo, sì, sì. È, pr è, pr è proprio quello, sì. È proprio quello che viene definito, e anche Fulcanelli lo definisce il sale di tartaro, cioè che però obiettivamente non è che ehm, tanti nomi, ma questo eh, penso che l'avrete ben, ben capito leggendo Ful, eh, Fulcanelli. Non, non si trovano in, in, in natura, quindi mh, diventa difficile perché lui, lui stesso usa tantissime allegorie, eh, per fortuna eh, perché chiaramente è tutto più interessante però sì tanto è vero che proprio il, il, il simbolo eh, della del, dell'immagine è proprio quello cioè praticamente questo sepolcro quindi dove la, la materia è già evaporata passiamo questo, questo termine proprio ma solo per capirci e, e i sali di tartaro quelli rimangono ecco in qualche modo si può definire eh, questa una sorta di vegetazione minerale ed è molto importante perché richiama poi l'albero secco che si trova alla destra eh, di colui che guarda l'immagine che è proprio un, um, un retaggio di questo di, di questo sale e eh, che cosa anche lì, eh, cito nel libro un pezzo di Fulcanelli perché che cosa dice? Non buttiamo mai via la cenere. Cioè, che in fondo allegoricamente, che cosa significa poi, no? Non buttiamo mai via le esperienze, cioè anche quelle più, quelle più negative, quelle più pesanti, quelle più sofferte. È da, lì che nasce, è da lì che nasce la vita, è da lì che si comincia ad operare ma non perché si, eh, cioè, si siano comprese o meno, cioè c'è cioè un processo psicologico che insomma entra in altri temi, però se non si parte da lì, e infatti dietro c'è l'albero fiorito, mm, e quindi obiettivamente, quindi è una natura minerale, è proprio realmente quella al di là del tartaro, del vino, eccetera, è proprio, eh, consideriamola come una cristallizzazione, ecco, questo è, è, un, po', è un po' il senso e quindi è chiaramente è il residuo del... sarebbe la parte che in alchimia viene definita morta dei minerali, però da quella... ecco, c'è poi quella cenere no, di cui si parlava e quindi è preziosa. Sì, anche, anche lui vedo che concorda e sottolinea. Eh, aggiunge una cosa il caput e qui sì. si ferma detto, questo è l'ultimo suo intervento sì, sì. caput mortum per esempio il penso caput che mortum si eh, che sì, sia sì, quello penso, che, penso che, che, che si comunque... riferisca a questo in sì. mm -hmm. alchimia si connette alla, alla, viene connesso alla, alla negredo e anche lì andiamo praticamente eh, di nuovo no? un po' sul tema di come sia importante eh, eh, proprio la putrefazione. Tanto è vero che in una frase di Stolcius eh, che cosa c'è scritto? Mettiamo i semi affinché questi putridiscano, ma non dice mettiamo i semi perché così es es uscirà la pianta meravigliosa, eccetera. Per cui il caput mortum, cioè se non c'è quello non si riesce a partire eh, da questa putridudine, ecco, diciamo, in, in, un, in un qualche modo viene fuori il concime ed è, ed è il senso della nuova vita. Quindi assolutamente il caput mortum è identificabile in quello. E, quindi è uno dei principi mh, di partenza, ecco. Mm. Molto bene, ci sono i ringraziamenti, dei rivoluzionari. Grazie a voi. Grazie. E niente, quindi vi invito dopo questa introduzione a approfondire questa, questa nuova traduzione del, delle 12 chiavi di Basilio Valentino. E, hai qualcos'altro da aggiungere, Morena? No, io ringrazio nuovamente te, la libreria Ibis, affezionatissima, ormai parte di vita. Quindi, eh. Ormai per una collaborazione, bene, bene, mi fa mm -mm. piacere. Mm -mm. Quindi, benissimo, grazie a tutti. Bene, allora mi associo ai ringraziamenti a, a te, eh, ringrazio gli ascoltatori, vi ricordo che le nostre iniziative proseguiranno, eh, rimarranno registrate su YouTube, come questa e che le prossime saranno eh, in un gradevolissimo cortile, quindi wow, chi nossa. vorrà partecipare anche in presenza avremo questa novità. Seguite Ottimo. il nostro programma eh, e grazie Morena, ci si risentirà eh, anche prossimamente, mi sembra, perché c'è qualcosa sì. che ti coinvolgerà. Grazie. Esatto. <ride> Bene. Bene. Grazie, a presto. Grazie, grazie a, a presto. tutti.